Nuovo protocollo tra Regione e INAIL, diverse associazioni per il reinserimento professionale per gli infortunati sul lavoro con gravi disabilità. I particolari da Valentina Fenu. Più di 45.000 denunce nella sola Regione Lazio nel 2018, 29.000 casi sono risultati accertati. Nell'anno appena concluso le denunce, ancora al vaglio dell'INAIL, sono scese a 41.000, 91 di queste riguardano infortuni sul lavoro con esito mortale, 9 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oltre ai morti sul lavoro si conta l'esercito di quanti riportano un'invalidità permanente. Questa è una piaga drammatica, ci sono decine di migliaia di infortuni sul lavoro l'anno e a volte oltre all'onta del perdere una parte della propria identità si rimane soli. Questa situazione deve finire e questo protocollo si preoccupa di non lasciare sole le persone. Saranno circa 3.500 i potenziali beneficiari del protocollo sottoscritto tra Regione Lazio, INAIL e almeno 30 soggetti, associazioni e organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. Un piano di sostegno a progetti personalizzati di reinserimento concordati con i servizi del collocamento. Per ogni progetto potranno essere ottenuti fino a 150.000 euro di contributi a fondo perduto. L'obiettivo è incentivare il reinserimento professionale o la conservazione del posto per i disabili. Da lavoro. Centrale il ruolo dei centri per l'impiego che opereranno in sinergia con le sedi INAIL, oltre 20 milioni di euro l'investimento complessivo.